e che tiene corsi di laurea in scienze chimiche, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche e due lauree magistrali in inglese che sono la magistrale in chimica, chemistry, e la magistrale in biotecnologie industriali, farmaceutiche e sostenibili. Prima di entrare nel cuore del seminario, che verrà svolto da due ricercatori del nostro gruppo di ricerca che si sono occupati in prima linea della ricerca scientifica che ci ha visto coinvolti negli ultimi mesi anche con pubblicazioni importanti e che voglio ringraziare fin da subito, che sono il dottor Alfonso Trezza e la dottoressa Luisa Frusciante. Entrambi si sono laureati con la sottoscritta e hanno continuato il loro percorso di ricerca in ambito accademico, in quanto Alfonso, dopo la laurea, ha svolto un dottorato di ricerca ed oggi è un assegnista di ricerca, mentre Luisa sta svolgendo il suo secondo anno di dottorato di ricerca. È importante dirvi questo perché fa comprendere come si possa fare ricerca e fare carriera anche in ambito accademico, soprattutto se si crede nelle proprie passioni. Io farò una breve descrizione del lavoro che vede coinvolto il mio gruppo e darò alcune nozioni iniziali per comprendere meglio quello che poi vedremo insieme con loro in seguito. In questa slide che ho voluto mettere perché io mi occupo da oltre 20 anni di biologia strutturale e di bioinformatica ed in questa foto ad esempio sono insieme uno studente che lavora e prepara la sua tesi e ho deciso di inserirla perché quello che si può osservare è che la ricerca nel campo della bioinformatica e della biologia strutturale è svolto completamente utilizzando dei computer, dei software e delle banche dati, dove vengono raccolte le informazioni, i dati sperimentali sulle molecole biologiche che provengono da tutti i laboratori di ricerca dislocati nei vari punti del pianeta. Pertanto, anche durante il lockdown di marzo e di aprile, quando tutto era chiuso, noi abbiamo fin da subito potuto continuare la nostra ricerca. Da cosa partiamo per svolgere il nostro lavoro? Da quello che è il dogma della biologia, che ci dice che all'interno del genoma, espresso come DNA di un organismo vivente, sono contenute tutte le informazioni per poter svolgere le funzioni vitali di cui tale organismo ha bisogno. Questo però viene esplicato attraverso altre molecole biologiche di diversa natura, che sono le proteine. Dato per dogma questo processo, la ricerca scientifica ha iniziato a capire che per poter sviluppare tale assunto aveva bisogno di raccogliere più dati possibili ed ha iniziato a sequenziare il genoma di tutti gli organismi, vecchi e nuovi, che aveva a disposizione. A partire quindi dagli anni Ottanta, infatti, la ricerca scientifica ha fatto un balzo enorme in avanti, in quanto le nuove tecniche che lavorano sui vari ambiti delle scienze della vita hanno incominciato a facilitare il lavoro dei ricercatori e aumentare il numero di informazioni che venivano prodotte. E quindi questo numero così elevato ha fatto sì che nascesse una nuova disciplina, la bioinformatica. Naturalmente. Ora, chiuda. Vorrei far andare in crash. Vabbè. Scusate, ma mi è venuta fuori una richiesta. Dunque, praticamente, quindi l'enorme mole di informazioni che nel tempo si sono raccolte, raccolgono ogni giorno, vengono depositate in apposite banche dati e inoltre sono tantissimi software specifici per l'analisi di queste informazioni, sempre più veloci e complesse. E questo ha permesso a questa disciplina di diventare indispensabile a tutti i livelli della ricerca scientifica e su tutti gli ambiti delle scienze della vita. Tra questi ambiti di ricerca abbiamo la biologia strutturale e funzionale. Di che cosa si occupa questo ambito della ricerca, della struttura delle molecole biologiche?
E perché è importante conoscere come sono fatte le molecole biologiche? Ora, potreste pensare che questa slide non abbia alcun senso in questo tipo di presentazione, quindi che non abbiano un filo di connessione con il tema del seminario. Bene, in realtà ogni giorno noi utilizziamo oggetti che sono importanti per la loro forma e per la loro struttura. Ad esempio, in questa immagine ho riportato il contenitore delle uova che è stato costruito e ideato appositamente per trasportarle impedendone la loro rottura, oppure un altro esempio è anche l'imbuto, che solo grazie alla sua particolare forma e struttura è in grado di permettere il trasferimento del liquido da un contenitore ad un altro senza consentirne la fuoriuscita. Quindi, per comprendere come funzionano, possano funzionare le molecole biologiche, è importante conoscere come esse siano fatte. Infatti, all'interno dell'organismo di un essere vivente, le cose funzionano nello stesso modo, ma con una scala di grandezza inferiore. Qui, per esempio, abbiamo una proteina di membrana che funziona come un imbuto, consente cioè il passaggio delle molecole d'acqua, in questo caso dalla porzione esterna della cellula verso l'interno. A fianco abbiamo invece una proteina trasportatore di piccole molecole nel torrente circolatorio che ha una struttura molto simile a quel contenitore che abbiamo visto in precedenza. Per poter risolvere la struttura di una molecola biologica abbiamo a disposizione alcune tecniche sperimentali, la cristallografia a raggi X, qui abbiamo un'immagine dello strumento in movimento, che riesce a determinare la struttura atomica e molecolare di un cristallo, di una molecola biologica, anche di notevoli dimensioni, come per esempio la proteina canale che abbiamo visto in precedenza. Poi abbiamo altre tecniche come ad esempio la risonanza magnetica nucleare, che invece ci consente di studiare molecole non grandissime, ma che ha il pregio di poterle studiare nel loro stato fisiologico, cioè in soluzione, come sappiamo si trovano le molecole nell'organismo per lo più immerse in un ambiente acquoso. E come tecnica sperimentale più moderna abbiamo la criomicroscopia elettronica a scansione o a trasmissione, che riesce a determinare la struttura molecolare a livello atomico anche di complessi molecolari come quelli di un virus. Ma quali sono le dimensioni di cui parliamo? In questa immagine, per esempio, sono riportate le dimensioni di alcune entità biologiche e vediamo in linea di massima quali sono le dimensioni che le caratterizzano e le tecniche sperimentali che ci consentono di vederle o comunque di conoscerne la struttura e la forma. Ogni volta che i ricercatori dei diversi laboratori sparsi per il pianeta risolvono con le loro strumentazioni e le loro tecniche sperimentali una struttura molecolare di tipo biologico, hanno il compito e il dovere, da un punto di vista scientifico, di depositarla in una banca dati che sia d'accesso libero e a carattere globale. Che vuol dire questo? Un esempio è quella che vi riporto qui nella slide, che è il Protein Databank, la banca dati che contiene appunto tutte le strutture sperimentali risolte dai centri di ricerca dislocati sul pianeta e che senza alcun tipo di costo le rende accessibili a tutta la comunità scientifica, ma che in realtà potrebbe essere interrogato da qualsiasi persona, anche da tutti voi. Questo non avviene solo nel caso di brevetti e studi pilota, logicamente, in cui per esempio i ricercatori o le aziende farmaceutiche proteggono Giulia, è per venuto un fuori, certo Ottavia Spiga sta periodo. iniziando a condividere contenuto. Forse. Ma comunque, non appena possibile, vengono rese disponibili perché tutti Cosa? possano Cosa disponibili? utilizzarle. Cosa? No. Secondo un principio di non Ah. sovrapponibilità e spreco delle risorse, Sembra. tanto un audio di fondo. Scusate, potete chiudere l'audio? Come si può osservare, la banca dati ad oggi contiene naturalmente migliaia e migliaia di strutture depositate. Di strutture appunto che possono variare anche in base all'organismo. Naturalmente la molecola biologica per eccellenza che si trova all'interno di questa banca dati appunto sono le proteine. Dopo questo breve preambolo, iniziamo ad entrare nel cuore del seminario che ha un titolo generale, ma che come ben immaginerete si applica soprattutto al lavoro che abbiamo svolto e che stiamo tuttora svolgendo ormai dal mese di marzo, sul coronavirus. Il coronavirus SARS-CoV-2, come gli ricercatori appunto hanno deciso di chiamare, è stato sequenziato a metà gennaio da dei ricercatori cinesi e successivamente in altri laboratori del mondo. Oggi ci sono migliaia di sequenze depositate nelle varie banche dati, compreso naturalmente anche il primo
sequenziamento che è stata fatta appunto all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive dello Spallanzani. E andiamo avanti. Cos'è un coronavirus? Sono una vasta famiglia di virus, noti per causare malattie che nell'uomo vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi, come la sindrome respiratoria medio orientale, la famosa MERS, e la sindrome respiratoria acuta grave, la SARS. Sono virus a RNA singolo filamento, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico. I coronavirus sono stati identificati a metà degli anni 60 e sono noti per infettare l'uomo ed alcuni animali, inclusi uccelli e mammiferi. Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale. Il nuovo coronavirus, che appunto è denominato 2019-nCoV, è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato mai identificato nell'uomo prima di essere segnalato a Wuhan in Cina a dicembre 2019. La malattia è caratterizzata da una letalità intorno all'1%, o inizialmente era intorno al 2%, ora i parametri sono naturalmente cambiati perché il numero di, come voi sapete, tamponi si fanno è molto maggiore, quindi praticamente si vede qual è, si è visto come nel tempo anche la percentuale si è cambiata. E ha naturalmente quindi una letalità molto inferiore rispetto a quella che è stata precedentemente osservata rispetto nei confronti di altri coronavirus responsabili di epidemie del passato abbastanza recente, come ad esempio la SARS, che aveva una letalità intorno al quasi 10%, e la MERS, che aveva una letalità intorno al 30-40%. Anche naturalmente se la contagiosità del coronavirus SARS-CoV-2 in realtà è molto maggiore rispetto a quella osservata nei due coronavirus precedentemente detti. Per tutti i coronavirus che negli ultimi 20 anni hanno causato delle epidemie ed oggi naturalmente una pandemia, l'infezione parte dai pipistrelli. Il virus acquisisce delle mutazioni che consentono il salto di specie, che viene chiamato in gergo spillover, adattandosi ad ospiti intermedi, che sono appunto animali, ed infine all'uomo. E qui vediamo per esempio riportato come i vari ceppi di coronavirus che via via hanno fatto questo salto di specie, tra cui naturalmente anche quelli precedentemente nominati come la SARS nel 2002 e la MERS nel 2012. Naturalmente i risultati mostrano che il SARS-CoV-2 condivide per il 79-80% circa la sequenza genica del coronavirus della SARS, per questo viene con la comunità scientifica ha deciso di nominarlo SARS-CoV-2 e ha un circa 96% di identità, cioè di corrispondenza genica con quella del coronavirus dei pipistrelli. Il virus che si è diffuso in Cina e nel resto del mondo ha la stessa sequenza del virus originariamente isolato a Wuhan. Oggi abbiamo migliaia di sequenze depositate, quindi vediamo che il virus a livello genetico ha subito delle mutazioni, ma in realtà mutazioni che non hanno per ora determinato grossi cambiamenti in quelle che sono le proteine da lui espresse, così come poi magari parleranno dopo meglio i miei collaboratori. Inoltre il SARS-CoV-2 condivide con il coronavirus della SARS lo stesso recettore d'ingresso nelle cellule. Il recettore d'ingresso è naturalmente una proteina che si trova sulla superficie proteica delle cellule, soprattutto come abbiamo visto in precedenza del tratto respiratorio e gastrointestinale, e questa proteina è l'acetilcolina esterasi 2, detta ACE2. Non è stata naturalmente ancora individuata la specie animale che ha permesso il salto di specie, cioè dal pipistrello all'uomo. I coronavirus si dividono in 4 sottogruppi, gli alfa coronavirus, i beta coronavirus possono infettare i mammiferi, i gamma coronavirus e i delta possono infettare gli uccelli, ma alcuni di loro possono infettare naturalmente anche i mammiferi.
Prima del 2019 c'erano soltanto 6 ceppi di coronavirus che potevano infettare l'uomo e causare patologie respiratorie. Alcuni causano una semplice sintomatologia da raffreddamento, altre invece patologie respiratorie più gravi in età pediatrica, giovanile e naturalmente negli anziani. SARS e MERS possono causare delle gravi alterazioni respiratorie a livello polmonare. Il SARS-CoV-2, che appartiene alla stessa classe dei beta coronavirus, per similarità di sequenza causa in realtà una sintomatologia più modesta rispetto a SARS e MERS, ma per questo è potenzialmente più pericoloso. Alcuni esempi famosi di spillover si hanno anche con altri virus molto pericolosi e letali per l'uomo, sono per esempio il virus dell'Ebola, anch'esso passato dai pipistrelli all'uomo, il morbillo, che in realtà appunto non è un virus che è sempre infettato la specie Homo sapiens, ma si è verificata attraverso delle appunto analisi che abbia fatto un salto di specie dal bestiame circa qualche centinaio di anni fa. E poi naturalmente l'HIV, per esempio, che appunto deriva proprio, aveva come specie ospite iniziale la scimmia e poi avendo fatto un salto di specie ha iniziato anche a infettare l'uomo. Il SARS-CoV-2 è l'ultimissimo nemico dell'umanità, sta causando la morte prematura di milioni di persone. Nei laboratori di tutto il mondo si lavora senza tregua per imparare a conoscere questo nuovo coronavirus, sperando naturalmente di poterlo controllare. Sono 3 le domande fondamentali che impegnano quindi oggi la ricerca scientifica. Cosa rende questo virus capace di infettare gli esseri umani? Come fa a riprodursi così in fretta una volta che è dentro di noi? E perché non provoca subito dei sintomi, riuscendo così a diffondersi indisturbato? Perché voi sapete, magari qualcuno di voi gli è capitato anche personalmente, che la sintomatologia entra in gioco dopo diversi giorni dal primo contatto. Naturalmente le risposte che via via si ottengono stanno indicando quella è la strada per le terapie da usare, che sono naturalmente antivirali e vaccini da sviluppare. Quindi la ricerca sicuramente e la risposta a queste domande si ritrova nella biologia del virus. A questo punto io passo la parola al dottor Alfonso Trezza, quindi chiedo a Maddalena. Eccoci. Allora, mi sentite? Sì. Perfetto. Allora, prima di condividere la presentazione, vorrei ringraziare Maddalena Marchetti di Orientarsi per l'organizzazione di questo, a mio avviso, importantissimo evento. Ecco, perché io sostengo che la ricerca scientifica non deve essere per la ricerca scientifica, ma deve essere, assolutamente deve essere condivisa per l'intera società, perché la ricerca scientifica da un certo punto di vista viene chiamata a risolvere dei problemi che attanagliano la società, dall'altra la società deve essere sensibilizzata e informata sui progressi scientifici che facciamo. Altrimenti si rischia di cadere in un paradosso dove la società è indipendente ed estranea alla ricerca scientifica e viceversa. Ecco, questa è una cosa assolutamente falsa e pericolosa, perché la società e la ricerca scientifica rappresentano 2 ingranaggi il cui movimento sinergico mettono in moto un macchinario estremamente complesso e delicato. Ed è soltanto attraverso uno strumento molto potente che conosciamo con il nome di divulgazione scientifica, è possibile far funzionare questo macchinario nel migliore dei modi. Un malfunzionamento di uno di questi ingranaggi può bloccare il macchinario, con effetti davvero deleteri sulla società. Ecco, quindi, ed è per questo motivo che voglio ringraziare ancora una volta l'organizzazione per questo evento molto importante, che permette a noi ricercatori di spiegare in modo facile, efficace, veloce i progressi scientifici che stiamo effettuando su, in questo caso, su qualcosa di molto delicato e molto serio, che è appunto il Covid-19.
Inizierei ad introdurre una piccola presentazione che ho fatto ad hoc per oggi. Vediamo se riusciamo. Riuscite a vedere la presentazione? Riuscite a vedere la presentazione? No. No. Ancora no. Professore, si sta caricando, la presentazione. Perfetto. Eccola. Probabilmente non avevo riuscito a vederla. Perfetto. Sì, penso. Perfetto. Allora. Penso che la vedete. Allora, bene, inizierei con l'introduzione a questa lezione, dal nome dell'individuazione e dello sviluppo di farmaci antivirali. Prima di iniziare questa mia presentazione, mi piacerebbe presentarmi, in quanto è sempre utile sapere con chi si parla. Allora, io mi chiamo Alfonso Trezza e il mio, diciamo, percorso accademico inizia non molti anni fa, ma neppure troppo. Breve. Inizio con un diploma all'Istituto Tecnico come perito chimico industriale. In seguito conseguo una laurea triennale in scienze biologiche all'Università di Salerno e in seguito all'Università di Siena ottengo una laurea specialistica in biologia molecolare e cellulare. E infine il mio percorso accademico si conclude con un dottorato europeo in condivisione fra l'Università di Siena e l'Università dell'Essex, un'università sull'East Coast della Gran Bretagna, in Biochemistry and Molecular Biology. E sono circa 2 anni che sono un assegnista di ricerca nel campo della ricerca della biochimica molecolare computazionale e biologia strutturale. Cosa rappresenta? Di cosa si occupa questa branca della scienza? Fondamentalmente la biochimica molecolare computazionale, la biologia strutturale è un campo di ricerca finalizzato all'individuazione di agenti biologici che noi tutti conosciamo con il nome di proteine, che sono implicate nell'insorgenza di patologie. In seguito all'individuazione di questi agenti biologici, attraverso degli studi di tipo chimico, di tipo fisico, di tipo strutturale, siamo in grado di identificare delle regioni sulla loro superficie in grado di poter legare dei farmaci. In seguito ad ulteriori studi possiamo definire la potenziale funzionalità di questi farmaci sul loro target, sulla loro proteina. Al fine di esplicare un funzionamento che possa essere di tipo inibitorio, quindi di bloccare la funzione o anche di incrementarne la funzione. Ecco, come vedete da questa slide, questo nostro campo di ricerca è un campo di ricerca estremamente versatile e flessibile che si può attuare ad una vasta gamma di campi di ricerca. Come vedete, lavoriamo tanto sul cancro, lavoriamo su malattie genetiche rare, lavoriamo su malattie cardiovascolari, abbiamo avuto modo di lavorare già sui virus. Il mio gruppo di ricerca ha lavorato anni fa, come poco fa accennava la professoressa Spiga, sulla SARS, ricerca a cui io non ho partecipato perché al tempo stavo decidendo se fare il liceo scientifico o il tecnico. Abbiamo lavorato qualche anno fa, in maniera molto intensa sul virus Ebola, proponendo delle potenziali terapie. E quest'anno ci siamo concentrati, in maniera veramente intensiva sulla tematica del Covid-19. Ecco, terminata questa breve introduzione, inizierei con la vera e propria presentazione. Presentazione che sarà illustrata come un viaggio che ci accompagnerà fin dentro la cellula e ci farà vedere in che modo il virus è capace di penetrare all'interno del nostro organismo, in che modo è capace di infettare le cellule e far insorgere la malattia da Covid-19. In seguito questo nostro viaggio ci porterà a dissezionare il virus in tutte le sue componenti. In tutte le sue componenti e in seguito vedremo in che modo la ricerca, nella fattispecie noi ricercatori del Dipartimento di Biotecnologia Chimica e Farmacia, stiamo lavorando, i risultati che abbiamo ottenuto finora e gli sviluppi futuri delle nostre ricerche. Quindi io inizierei
con questo nostro viaggio, un viaggio che inizia. Un attimo che starà caricando la slide. Ok, perfetto. Un viaggio che inizia con il nostro pianeta, un nostro pianeta che quest'anno è stato afflitto da una vera e propria piaga, che è il Covid-19. Una pandemia che cos'è fondamentalmente? Una malattia contagiosa che si diffonde rapidamente in tutti i continenti e le conseguenze le conosciamo bene. Ma in che modo il Covid riesce, in che modo insorge il Covid? Chi è responsabile di questa patologia? Il responsabile di questa patologia è un microrganismo estremamente piccolo, un virus, dal nome SARS-CoV-2. Questo virus fondamentalmente in che modo riesce a penetrare all'interno del nostro organismo? Qui vediamo una prima rappresentazione del virus. Una sua sezione fondamentalmente ha una struttura anche relativamente semplice paragonata agli altri organismi. Come possiamo vedere, all'interno del virus c'è l'RNA, che non è altro il materiale genetico che lo compone, dove sono scritte tutte le informazioni per costruire questa macchina da guerra fondamentalmente. Ha poche altre proteine che lo costituiscono, proteine della membrana, quindi le proteine che costituiscono il guscio che lo protegge dall'ambiente esterno. È formato da delle proteine envelope che costituiscono ancora la sua integrità di membrana e delle proteine che sono necessarie alla sua replicazione. E infine abbiamo una proteina che noi tutti abbiamo imparato a conoscere molto bene, probabilmente la più emblematica del coronavirus, che è la proteina Spike. Probabilmente così vi dice poco. La proteina Spike però è quello spuntone che noi tutti siamo abituati a vedere sulla superficie del virus. Solitamente viene rappresentato di colore rosso. Ecco, vedremo in che modo questa proteina gioca un ruolo centrale nell'infezione del virus. Quindi in questo modo è formato il virus, ma in che modo riesce questo virus a penetrare all'interno del nostro organismo, ad infettarci e a provocare la malattia Covid-19? Fondamentalmente questo virus riesce a penetrare all'interno del nostro organismo in quanto si incapsula all'interno di queste cose che noi abbiamo sentito parlare molto ampiamente durante la prima ondata, ossia queste famose droplets. Cosa sono? Ma le droplets non sono altro che delle goccioline, un aerosol, che fondamentalmente può derivare da uno starnuto, da un colpo di tosse, ma anche da una semplice conversazione fra due persone. Il virus si incapsula all'interno di queste goccioline, all'interno di questo aerosol, e penetra all'interno del nostro organismo. Penetrato all'interno del nostro organismo, viaggia, fa un viaggio all'interno di tutti i tessuti del nostro organismo. E quando è che si ferma? Quando è che davvero diventa pericoloso? Ecco, questo virus riesce a riconoscere una nostra proteina, che fondamentalmente è una nostra amica, che svolge delle funzioni estremamente importanti per il nostro organismo, la proteina ACE2. Ecco, questo virus è capace di riconoscere questa proteina ACE2 sulla nostra membrana della cellula e la proteina Spike è in grado di legarla. È un pochino come si vanno a presentare, come due amici che si scambiano un saluto. Nel momento in cui la proteina Spike lega, riconosce la proteina ACE2 sulla nostra membrana cellulare, avvengono dei processi biochimici abbastanza complessi, ma tutti questi processi portano alla fusione delle membrane. Fondamentalmente la membrana virale si fonde con la nostra membrana, diventa un'unica cellula, se vogliamo. A questo punto c'è il trasferimento del materiale genetico del virus all'interno della nostra cellula e qui avviene un meccanismo completamente parassitario. Perché il materiale genetico del virus viene tradotto in tutte le sue componenti virali e in più genera ulteriori copie del materiale genetico.
Cosa succede quindi? Succede che il virus si replica all'interno della nostra cellula e a questo punto sarà in grado, attraverso un processo chiamato esocitosi, è capace di uscire dalle nostre cellule ed è pronto ad attaccare ulteriori cellule. Ed ecco che questo meccanismo sistematico porterà all'insorgenza della malattia Covid-19, con tutte le conseguenze cliniche che conosciamo fin troppo bene. Ecco, quindi in che modo la ricerca si è concentrata sul Covid-19? Quali sono state le idee, le strategie che i ricercatori hanno attuato sin da subito per rimediare, per trovare una terapia a questa malattia? Ecco, le strategie sono state differenti perché il mondo della ricerca è molto vasto, fortunatamente. Molti approcci possono essere adottati riguardo una certa patologia. Come ben sappiamo, sin da subito si sono mobilitate le grandi aziende farmaceutiche per la ricerca di un vaccino che fondamentalmente rappresenta una terapia preventiva alla malattia. Avete sentito parlare sicuramente della Pfizer-BioNTech, avete sentito sicuramente parlare di altre aziende farmaceutiche che si sono adoperate per la scoperta di un vaccino. Ecco, noi, gruppo di ricerca del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia, ci siamo mobilitati fin da subito, così come diceva la professoressa Spiga, è dal mese di febbraio, da appena è stato possibile che abbiamo avuto i primi dati, abbiamo lavorato ininterrottamente, incessantemente e stiamo lavorando tuttora per trovare delle strategie, delle terapie, da proporre alla comunità scientifica, per questa malattia. E in particolar modo, abbiamo considerato fondamentalmente due tipi di strategie, che ora vi illustrerò. Ma, prima di illustrarvi queste strategie, è bene andare a vedere da vicino, in maniera dettagliata, quello che è il protagonista delle nostre ricerche fondamentalmente, che è questa famosa proteina Spike. Che cos'è la proteina Spike? Come è formata? Per combattere un nemico bisogna conoscerlo profondamente. Fondamentalmente in questa slide io ho raffigurato la proteina Spike. In che modo? Allora, la proteina Spike fondamentalmente è formata da tre unità identiche tra loro. Queste tre unità sono in grado di legare a formare quello che definiamo un omotrimero, una proteina costituita da tre subunità identiche tra loro. In seguito all'associazione di queste tre unità a formare la glicoproteina Spike, questo trimero è poi capace di legare sul recettore ACE2, rappresentato in questa slide con questo colore magenta, mentre in giallo vedete la membrana cellulare. In seguito quindi al legame della proteina trimerica Spike al recettore ACE2, come abbiamo visto nel video precedente, è possibile l'inizio dell'infezione all'interno della cellula per poi provocare l'insorgenza della patologia Covid-19. Ecco, da questo meccanismo di legame della proteina Spike con il recettore ACE2 sono nate le nostre idee. In particolar modo oggi vi illustrerò due nostri lavori attualmente pubblicati su riviste di spessore internazionale che abbiamo pensato di, diciamo, di attuare. Allora, la prima strategia fondamentalmente è questa. Affinché la proteina possa infettare la cellula, deve formare il trimero, legando poi alla proteina ACE2, avvia l'inizio dell'infezione. Quindi una prima strategia che abbiamo pensato qual è stata? È stata quella di evitare la formazione del trimero. In questo modo, evitando la formazione del trimero, è impossibile il suo assemblaggio biologico e l'infezione. In che modo? Ma fondamentalmente l'idea di base è semplice. Il modo per bloccare la formazione del trimero è quello di trovare un antagonista, un qualcuno, un guardiano, se vogliamo, che non permette questa associazione. Quindi, in seguito all'individuazione di un farmaco, fondamentalmente possiamo evitare la formazione del trimero e senza la formazione del trimero la proteina Spike non può legare sul recettore delle nostre cellule e quindi non può esserci l'insorgenza della patologia. Per
Questa è una prima strategia che abbiamo pensato di adottare. La seconda strategia, invece, e sono due strategie che noi abbiamo conseguito e lavorato parallelamente. La seconda strategia fondamentalmente è quella di evitare, impedire l'interazione con ACE2. Quindi la proteina trimerica si forma, ma evitiamo il suo legame con il nostro recettore. In che modo? Anche qui trovando un potenziale farmaco, trovando un potenziale antagonista. Quindi nel momento in cui la proteina spike sta per legare al recettore ACE2, interviene il nostro farmaco, interviene il nostro composto al fine di evitare la sua interazione e la conseguente infezione. Ecco, in che modo siamo riusciti a fare tutte queste cose? Questo l'abbiamo fatto grazie appunto a questo campo di ricerca di cui ci occupiamo, che è la biochimica molecolare computazionale e la biologia strutturale. Tutte queste cose che noi abbiamo fatto siamo in grado di farle attraverso delle simulazioni al computer. Utilizziamo degli algoritmi estremamente complessi e accurati che simulano nella maniera più fedele possibile le condizioni fisiologiche. E ora vi illustrerò le tecniche che abbiamo adottato, ovviamente sempre in maniera divulgativa, non specifica e tecnica, perché lo scopo di questa lezione è proprio di illustrare in maniera semplice, indipendentemente dalle conoscenze del pubblico, vi illustrerò quindi in che modo abbiamo effettuato queste nostre ricerche. Allora, la prima strategia che abbiamo adottato è stata quella di impedire la formazione del trimero. Quindi ci siamo concentrati fondamentalmente sull'unità monomerica, su una sola subunità. In particolar modo abbiamo concentrato il nostro lavoro, il nostro studio, su una parte di questa unità, ossia quella parte che partecipa alla formazione del trimero, rappresentata in questa slide di colore arancione. Quindi questa parte che vedete arancione è quella che riconosce un'altra unità e la lega per poi formare il trimero. Una volta identificata questa regione arancione implicata nel processo di trimerizzazione, abbiamo individuato attraverso delle tecniche computazionali una regione che noi nel gergo scientifico chiamiamo tasca. Una vera e propria tasca, perché voi dovete immaginare la proteina come fosse una montagna fondamentalmente, una montagna che presenta degli avvallamenti, presenta delle zone collinari, presenta delle punte, presenta delle caverne. Fondamentalmente la proteina è così, esattamente come una montagna. Noi abbiamo individuato sulla superficie di questa montagna, sulla superficie di questa proteina, una regione, una tasca, una caverna della montagna fondamentalmente, capace di essere attaccata da una molecola che potrebbe essere tranquillamente un farmaco. Questa tasca che abbiamo individuato presentava anche delle caratteristiche chimico-fisiche molto interessanti, molto promettenti per il legame con dei potenziali composti. Ecco, vorrei ringraziare per questa immagine il professor Neri Nicolai, che è stato, diciamo, l'autore della realizzazione di questa immagine. In seguito all'individuazione di questo sito sulla superficie proteica, cosa abbiamo fatto? Abbiamo effettuato un processo apparentemente complesso, ma che in realtà è di un principio molto semplice. All'interno di questa tasca abbiamo adoperato una tecnica computazionale nota con il nome di virtual screening. Che cos'è il virtual screening? Molto semplicemente abbiamo fatto legare determinate molecole all'interno di questa tasca. Queste molecole, che poi rappresentano dei farmaci, legano all'interno di questa tasca, assumono qualsiasi tipo di forma all'interno di questa tasca, e alla fine abbiamo valutato la loro capacità, la loro affinità, quanto bene ci stavano all'interno di questa tasca. Questo procedimento di virtual screening l'abbiamo effettuato per circa 1200 molecole. 1200 molecole che in realtà sono dei farmaci attualmente in utilizzo per altre patologie. Ecco, questo
è un campo di ricerca di cui noi ci occupiamo molto, che è chiamato drug repositioning o drug repurposing, che significa, semplicemente tradotto dall'inglese all'italiano, si traduce come riproposizione di farmaci, cioè prendo un farmaco attualmente utilizzato per una patologia e lo utilizzo per un'altra patologia. Perché è così innovativo? Perché è così rivoluzionario questo approccio? È un approccio che ci permette di evitare un iter burocratico e un iter scientifico estremamente lungo e complesso. Perché se quel farmaco è somministrato oggi per una patologia su dei pazienti, noi di quel farmaco conosciamo tutto. Conosciamo effetti collaterali, conosciamo dosaggi, conosciamo tutte le avvertenze cliniche. Di conseguenza dobbiamo semplicemente prenderlo dallo scaffale e proporlo per un'altra patologia. In seguito a questo studio noi abbiamo identificato un composto. Ecco, questo, in questa tabella fondamentalmente riportiamo i risultati di questo screening che noi facciamo, che non è altro che un numero che è rappresentato in questa seconda colonna, un numero che più negativo è, meglio è per noi. Vuol dire che quella molecola meglio riesce a legare all'interno di quella tasca, riesce ad entrare all'interno di questa caverna, se la vogliamo chiamare in questo modo. E dai nostri risultati abbiamo osservato che questa molecola che abbiamo individuata era la molecola Ergoloid. Ecco, Ergoloid è un farmaco che veniva utilizzato per alleviare, in un certo senso, per tamponare i sintomi dell'Alzheimer, fondamentalmente. Quindi questo farmaco è risultato la molecola più affine per questa tasca, in modo da evitare il processo di trimerizzazione e quindi il conseguente legame al recettore ACE2 e l'insorgenza della patologia. Ovviamente conosco il pubblico e so che già qualcuno si è alzato per correre in farmacia a comprare il Goloid, pensando che la cura al Covid. Ovviamente no, questi sono degli studi preliminari che dovranno essere sottoposti ad ulteriori studi di tipo computazionale, di tipo sperimentale, e solo dopo un iter burocratico e scientifico molto lungo si può definire la sua azione. Ma sicuramente questa ricerca rappresenta un ottimo punto di partenza per l'individuazione e per la proposta di terapie anti-Covid. Il secondo è tutto questo che vi ho raccontato, è stato pubblicato nel luglio di quest'anno su una rivista molto importante che si occupa per l'appunto di biochimica molecolare e di strategie terapeutiche. Una seconda strategia che invece abbiamo adottato è stata quella di impedire fondamentalmente l'interazione fra la glicoproteina spike e il recettore ACE2. Quello che potete osservare all'interno di questa slide, dove in magenta, in viola è rappresentato la proteina ACE2, in verde è rappresentato la proteina spike, ecco, queste sono delle simulazioni che noi effettuiamo nel nostro laboratorio per studiare in che modo le due proteine interagiscono fra esse. Ecco, come possiamo osservare nel riquadro in alto a destra, che praticamente si tratta di uno zoom, di un ingrandimento della regione di interazione fra le due proteine, come possiamo vedere ad un certo tempo, ad un tempo iniziale, guardate, se seguite il cursore del mouse, non ci sono contatti. Guardate quanta zona bianca, vuol dire che le due proteine non legano. Ma dopo un certo arco di tempo, queste due proteine incominciano ad avere dei contatti fino a legare completamente. È quel riconoscimento che abbiamo visto nel video. Quindi, arrivati in questa situazione, il virus è ormai legato al nostro recettore e in questo momento sarà permesso la fusione delle membrane cellulari e il trasferimento del materiale genetico all'interno della nostra cellula. Ecco, noi, la nostra strategia è stata quella di cercare un modo per evitare questo legame, questa interazione fra le due proteine. In che modo abbiamo lavorato? In questo caso abbiamo identificato nuovamente una nuova regione, una nuova tasca sulla superficie della proteina spike,
e abbiamo effettuato nuovamente un virtual screening all'interno di questa tasca. In seguito a questa operazione, a questa tecnica, che abbiamo capito in maniera molto semplice di cosa si tratta, abbiamo anche in questo caso effettuato questo virtual screening su una libreria di circa 1500 farmaci attualmente approvati, quindi la stessa strategia di drug repurposing che ho spiegato precedentemente. E in seguito all'individuazione, in seguito a questa tecnica di virtual screening, abbiamo individuato due potenziali composti molto promettenti, che erano rappresentati dal farmaco Simeperevir, un farmaco che attualmente rappresenta la terapia più potente contro l'HIV, è il più potente antivirale HIV che oggi si utilizza, e un altro composto che è l'Umacaftor, che viene utilizzato contro la patologia della fibrosi cistica. La fibrosi cistica è una malattia infiammatoria cronica che colpisce il tessuto polmonare fondamentalmente. Questi due farmaci quindi sono stati individuati come i miglior composti da poter studiare in maniera più approfondita per evitare l'interazione fra la proteina trimerica spike e il recettore ACE2. Ma a differenza dello studio precedente non ci siamo fermati qui, perché diciamo, la differenza fra le due ricerche che abbiamo effettuato fondamentalmente è che nella prima eravamo focalizzati nel proporre una strategia terapeutica, una zona sensibile da colpire della proteina, del virus. In questo caso, invece, il nostro target, il nostro focus, il nostro obiettivo era quello di individuare una potenziale terapia applicabile al virus e per ovviare quindi alla patologia. Quindi abbiamo proseguito i nostri studi su questi due composti. In che modo abbiamo proseguito? Ecco, il passaggio successivo è stato quello di vedere se effettivamente questi farmaci, in seguito alla loro interazione con la proteina del virus, erano capaci di impedire l'interazione. I risultati sono stati molto promettenti, in quanto, come possiamo osservare dai due riquadri, le molecole di Simeperevir, mostrata come delle sfere rosse, di Lumacaftor, mostrata come sfere nere, sono in grado di frapporsi fondamentalmente fra le due proteine, evitando quella fusione. Guardate se riuscite a seguire con il cursore, mentre prima la proteina in queste regioni riusciva a legare in maniera stabile sul recettore umano, in questo caso l'interferenza dei due composti non permettono questa interazione. Questa interazione è fondamentale per la fusione delle membrane e il trasferimento del materiale genetico. Quindi queste due molecole, computazionalmente, in seguito a queste simulazioni, sarebbero in grado di impedire la formazione, di questa interazione, fra la proteina virale e la nostra membrana, ovviando quindi a tutti i processi che porteranno poi all'infezione, della cellula. Ma purtroppo non è sufficiente. Tutti i dati ottenuti finora non sono sufficienti ad indicare che questi composti potenzialmente possono inibire l'attacco della proteina virale sul nostro recettore. Per quale motivo? Ecco, a me piace riportare sempre degli esempi pratici che poi sono il dogma della divulgazione scientifica. Allora, dovete immaginare che un farmaco, affinché possa funzionare, non soltanto deve essere capace di riconoscere il suo target, il suo nemico fondamentalmente, e non soltanto deve essere in grado di legare, ma deve essere in grado di legare per molto tempo, per un determinato arco di tempo. Ecco, ad esempio, per capire bene questo concetto in maniera semplice, immaginate che voi siete rappresentati dal farmaco, mentre la proteina virale è un supermercato. Ecco, ci avviciniamo al periodo natalizio. Quindi sapete bene che per poter fare una spesa sufficiente per preparare un pranzo di Natale avete bisogno di molto tempo a disposizione per poter fare la spesa. Immaginate ora che voi avete 5 minuti di tempo per poter fare una spesa di Natale. Quindi voi siete in grado
di andare al supermercato, siete in grado di entrare all'interno del supermercato, ma se avete 5 minuti soltanto di tempo, non sarete mai in grado di poter portare al termine la vostra missione, che è quella di fare una spesa per il pranzo di Natale. Ecco, il farmaco funziona esattamente allo stesso modo. Il farmaco, affinché possa impedire l'interazione fra le due proteine, deve restare all'interno di questo sito, all'interno di questa tasca, per un certo arco di tempo. Ed è per questo motivo che abbiamo proseguito il nostro lavoro, la nostra ricerca, con delle tecniche computazionali molto complesse, che vengono chiamate metadinamiche, nella fattispecie Steered Molecular Dynamics, dove siamo in grado di calcolare il tempo di residenza delle molecole all'interno del sito di legame. Ecco, come potete vedere in questi due riquadri, vediamo proprio in che modo la molecola lega e in che modo esce poi dalla proteina. E misuriamo il tempo in secondi, in minuti, in ore. Ecco, in questo caso vedete un movimento estremamente veloce. Questi sono dei tecnicismi spinti, ma fondamentalmente abbiamo valutato in seguito al nostro studio che queste molecole sono in grado di restare all'interno del sito di legame per un tempo sufficiente, ma meglio, molto più che sufficiente, per poter impedire l'interazione della proteina spike con il recettore umano ACE2. Ecco, quindi tutto questo studio che abbiamo effettuato ci ha permesso di proporre due molecole, due farmaci attualmente in utilizzo per altre patologie come potenziali candidati per terapie anti-Covid-19. Tutto questo che vi ho raccontato, con grande orgoglio, lo abbiamo pubblicato nel mese di agosto di quest'anno su una rubrica, Scientific Reports, di uno forse del più importante giornale al mondo, che è Nature, che probabilmente qualcuno di voi ha sentito nominare. Quindi in questo studio abbiamo effettuato tutto questo tipo di operazione. Un attimo che carica la slide successiva. Perfetto. Quest'anno io oggi ho voluto riportare per motivi tempistici e anche per altri tipi di motivi soltanto questi nostri due lavori, ma abbiamo lavorato anche su altri tipi di temi sempre relativi al Covid. In particolar modo abbiamo fatto un altro lavoro, una pubblicazione molto importante, anche questa pubblicata su una rivista del giornale Nature, dove abbiamo studiato gli effetti dei polimorfismi di ACE2, fondamentalmente in che modo questo nostro recettore risponde al virus. Stiamo lavorando nell'identificazione di potenziali molecole che possono attaccare il virus in più parti, potenziandone quindi l'attività farmacologica. E nell'ultimissimo periodo abbiamo concentrato la nostra attenzione sui mutanti della proteina spike che sono insorti nei visoni della Danimarca, probabilmente qualcuno ne ha sentito parlare. E stiamo quindi studiando gli effetti di questi nuovi mutanti sull'uomo. Ecco, prima di concludere è necessario fare dei ringraziamenti. Ringrazio innanzitutto la professoressa Ottavia Spiga, che è sempre centrale in queste iniziative e che tiene sempre in considerazione la mia presenza. Ringrazio la mia tutor, la prof. Elena Petricci. Ringrazio il professor Neri Nicolai, con il quale abbiamo sempre degli interessantissimi ed eccitanti scambi e opinioni scientifiche. Ringrazio la preside di dipartimento, la professoressa Annalisa Santucci. Tengo a ringraziare anche il Dipartimento di Ingegneria, dove stiamo collaborando con la professoressa Monica Bianchini, il dottor Pietro Bongini, e dove stanno nascendo delle collaborazioni estremamente interessanti relative sia all'ingegneria proteica sia al Covid. L'Università dell'Essex, in particolare il professor Filippo Prischi, dove collaboriamo attivamente e dove attualmente stanno avvenendo dei follow-up, quindi degli studi applicativi delle ricerche che abbiamo effettuato finora sul Covid. E infine la Fondazione di Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, che sostiene la mia attività di ricerca. Ecco,
E ovviamente ringrazio voi tutti per essere stati qui oggi collegati e per aver ascoltato questa mia presentazione. Quindi cedo la parola alla mia collega, e grazie ancora per l'attenzione. Salve a tutti, buongiorno, grazie Alfonso, condivido. Vedete? Ora sì. Ok. Bene, buongiorno. Quindi mi accodo ai ringraziamenti fatti dal dottor Trezza, a Maddalena Marchetti e a tutta l'organizzazione. Io sono Luisa Frusciante, una studentessa al secondo anno del dottorato in biochimica e biologia molecolare presso l'Università di Siena. Voglio infatti ringraziare anche il mio tutor durante questo percorso di dottorato, che è la professoressa Annalisa Santucci, direttore del Dipartimento d'Eccellenza di Biotecnologie Chimiche e Farmacia, e la professoressa Spiga, Ottavia Spiga, che è stata il mio mentore, come diceva, appunto durante il percorso di tesi magistrale in chimica e tecnologie farmaceutiche, per avermi coinvolta in questa bellissima iniziativa. La professoressa Spiga e il dottor Trezza hanno già ampiamente parlato dei meccanismi alla base dell'infezione da SARS-CoV-2 che porta all'ormai ben nota patologia Covid-19. Io vi vorrei parlare molto brevemente del mio piccolo, piccolissimo contributo alla ricerca sui meccanismi patologici del nuovo coronavirus e ricerca che è ancora in corso e su cui stiamo lavorando. In questo studio è stato ipotizzato un nuovo meccanismo per l'infezione da SARS-CoV-2 che vede coinvolto un altro tipo di recettore. Come già stato detto, è risaputo che il virus per entrare nelle cellule umane e quindi infettare l'ospite si aggancia al recettore ACE2, ma gli effetti che il Covid-19 presenta sull'organismo fanno pensare al coinvolgimento anche di altri sistemi, in particolare di un altro importante recettore, che è appunto il recettore nicotinico dell'acetilcolina, che è coinvolto nelle funzioni del nostro sistema nervoso autonomo. Il sistema nervoso autonomo è quella parte del sistema nervoso che gestisce la funzionalità di tutti gli organi involontari in risposta alle esigenze del momento. È diviso in due parti, la componente chiamata simpatica, o ortosimpatica, che gestisce le cosiddette reazioni di attacco e fuga, e quella chiamata parasimpatica, che si attiva in stato di riposo, quindi favorisce la contrattilità dello stomaco per la digestione, abbassa il tono dei muscoli, riduce la frequenza cardiaca e non solo. Il parasimpatico, infatti, attraverso il nervo vago, è anche la più grande fonte di antinfiammatori naturali prodotti dall'organismo, una sorta di sistema di difesa generale. Cosa accade quando questo sistema non funziona bene? La persona avverte dolori diffusi, si sente spesso stanca, si ammala di frequente, quindi più spesso raffreddori, ed ha frequenti infiammazioni, tutti sintomi che spesso anche in televisione sentiamo associati alla sindrome da Covid-19. Quindi l'ipotesi di questo studio è che il nuovo coronavirus, legandosi al recettore nicotinico, non gli permetta di far funzionare in maniera corretta questo sistema, il sistema parasimpatico, innescando tutta la serie di sintomi, in particolare il forte stato infiammatorio, soprattutto a livello polmonare, riscontrato nei pazienti affetti da Covid-19. Quindi, attraverso vari studi di bioinformatica e biologia computazionale, abbiamo voluto provare a confermare questa nostra ipotesi. Innanzitutto, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo ricercato la presenza all'interno delle cellule polmonari di marker genici delle proteine che ci interessano e che possono essere coinvolti in tutti questi meccanismi. Il grafico a sinistra ci dice che effettivamente all'interno dei nostri polmoni ci sono dei gruppi di cellule, noi ne abbiamo trovati 6, che contengono allo stesso tempo sia il recettore nicotinico, ma anche altre componenti che permettono il legame del virus al recettore. Nel grafico a destra vediamo che tra questi 6 gruppi ce ne sono alcuni che contengono questi recettori in misura maggiore. Ed è questa stata una prima conferma della nostra ipotesi. La parte di virus responsabile dell'interazione con le cellule umane e quindi delle infezioni, come già ampiamente spiegato dal mio collega, è una proteina e come sappiamo le proteine sono biopolimeri, quindi costituite da una catena di amminoacidi che possono legarsi tra loro originando infinite combinazioni. Ogni proteina è quindi una sequenza lineare di amminoacidi,
che viene rappresentata con una sequenza di lettere diversa per ogni proteina. In base alla sequenza, ogni proteina quindi avrà una struttura 3D tridimensionale che le permetterà di svolgere uno specifico ruolo nell'organismo. A sinistra, qui in basso, è riportato una piccola parte della sequenza di amminoacidi che compongono la proteina spike di SARS-CoV-2 e messa a confronto con alcune neurotossine, sequenze di neurotossine e anche altri virus, in particolare il virus della rabbia e dell'immunodeficienza umana 1, quindi HIV. E perché sono state confrontate? Perché tutti questi organismi, quindi neurotossine e virus, sappiamo essere in grado di legare il recettore nicotinico, bloccandolo e quindi innescando la catena di effetti negativi per la salute dell'uomo, tra cui appunto il più importante è l'infiammazione. Da questo confronto di sequenze di amminoacidi, vediamo che tra tutti gli amminoacidi della spike, in realtà ne sono centinaia in tutto, qui ne mostriamo solo alcuni, ve ne sono quelli in particolare sottolineati in rosso, alcuni che mostrano delle proprietà simili, in particolare mostrano delle cariche positive. Questo in che cosa si traduce? Si traduce in una struttura secondaria e terziaria, e quindi la forma tridimensionale della proteina, ovvero come le catene lineari di amminoacidi si vanno a organizzare nello spazio, è molto simile. E questo ci fa pensare che la funzione di questa porzione del virus possa essere in qualche modo simile a quella delle tossine e virus che sappiamo essere in grado di legare il recettore, in questo caso quindi bloccandolo. Quella che vedete, appunto, come già mostrate, è la struttura della proteina spike di SARS-CoV-2 e colorato in rosso sulla destra, non so se riuscite a vederlo, c'è la porzione che abbiamo noi identificato come possibile partner di legame. Come vedete, alla struttura manca un pezzetto e per studiare a fondo se effettivamente questo aggancio tra la proteina spike e il recettore è possibile, è stato necessario fare un modello 3D tramite diversi metodi computazionali, quindi al computer, di quel pezzettino della molecola. E l'abbiamo fatto prendendo come modello la struttura di una delle neurotossine che meglio è stata studiata, la cui interazione è meglio stata studiata nei confronti di questo recettore, ovvero l'alfa-bungarotossina che si sa essere, si sa legare bene il recettore. E in questo modo la bungarotossina va a infettare poi la cellula umana. Questa neurotossina, aggancia il virus proprio grazie a questo pezzettino evidenziato qui, che noi chiameremo loop tossico. Loop tossico perché è un loop, ovviamente, perché dalla forma ad ansa, quindi una sorta di uncino, delle conformazioni prese dagli aminoacidi, delle proteine, è tossico perché appunto permette di andare a infettare la cellula. Qui sono riportate poi le strutture tridimensionali di tutte le neurotossine e virus che abbiamo confrontato e che si sa possano legare questo tipo di recettore e che come vedete sono molto simili, hanno una struttura tridimensionale molto simile, fatta eccezione per quella in basso a sinistra che è un'altra neurotossina, di cui però diciamo, riesce a funzionare nonostante una struttura non del tutto simile. Il recettore nicotinico è una proteina a forma di canale che attraversa la membrana delle nostre cellule. Nell'immagine in alto si vede bene come è disposta nei confronti della nostra membrana, la parte in alto è la parte extracellulare della membrana e nella parte in basso è all'interno della cellula. L'immagine in fondo invece rappresenta una visione dall'alto dello stesso recettore, in cui le frecce ci vanno a indicare quali sono le famose tasche anche di cui parlava, dove sono le famose tasche di cui parlava il dottor Trezza e dove le molecole di tossine e virus, ma anche altre molecole buone che di solito vanno ad attivare questo canale, innescando tutta una serie di effetti, questa volta positivi, però, dove si possono andare ad infilare e quindi agganciare il recettore, come infatti fa l'alfa-bungarotossina, la neurotossina che abbiamo preso come modello di riferimento, e noi vogliamo confermare che effettivamente anche la nostra spike, che in questa immagine vedete sovrapposta, la sua struttura sovrapposta a quella della neurotossina, vogliamo confermare che anche per la spike possa avvenire questo meccanismo.
Ovviamente anche il recettore nicotinico è una proteina, in quanto tale è formata dagli stessi blocchetti, quindi gli amminoacidi, disposti in sequenza che abbiamo visto prima. In particolare, da studi passati, è stato visto che le neurotossine, i virus e in generale tutte le molecole, buone o non buone, che agganciano al recettore, devono avere delle caratteristiche ben precise a livello strutturale per poter attivare o disattivare il recettore. In particolare, devono potersi andare a infilare in quella che viene definita una box aromatica, in cui sono presenti dei residui amminoacidici di natura appunto aromatica per poter funzionare. Anche la spike appunto di SARS-CoV-2, avendo queste caratteristiche, con molta probabilità potrà andarsi ad agganciare al recettore. Per confermare questo, abbiamo fatto ulteriori studi. Abbiamo utilizzato delle mappe di potenziale elettrostatico che ci aiutano a comprendere come una molecola interagisce con un'altra. Si ottengono attraverso dei calcoli matematici che sfruttano l'equazione di Schrödinger, permettendo di identificare come le cariche si distribuiscono sulla superficie di una molecola. Le zone colorate in rosso indicano zone ricche di elettroni, mentre in blu vi sono zone povere di elettroni. Una zona a bassa energia, quindi le zone rosse, tenderà a interagire bene con parti di altre molecole che invece hanno un'alta energia elettrostatica, in particolare le zone blu, permettendo quindi, almeno in termini non approfonditi, di predire un legame proteina-recettore. Lo scopo per cui si calcolano queste mappe è quello di trovare i possibili siti in cui le molecole si possano agganciare tra di loro. In questo caso, quindi, la mappa di potenziale elettrostatico della porzione di recettore che può legare le neurotossine e i virus, cerchiato nella molecola A, che appunto è il recettore, quello è il loop di cui abbiamo parlato prima, in cui è presente quella box aromatica. Abbiamo visto essere una zona a bassa energia, quindi rossa, e potrà legare bene con tutte le porzioni delle molecole viste prima, quindi neurotossine, virus, tra cui SARS-CoV-2, qui è riportata la molecola C, attraverso appunto le porzioni di molecole, anche qui cerchiate per quanto riguarda il ligando, colorate di blu. Quindi, questa distribuzione di cariche, quindi cariche, cioè di cariche, sì, quindi zone ricche di elettroni, come nel caso colorate in rosso, come nel caso del recettore, e zone, a più alta energia, colorate in blu, come nel caso dei ligandi, possono bene interagire. Questo è vero per i liganti che sappiamo essere attivi su questo recettore, e avendolo anche riscontrato la stessa distribuzione di cariche sulla porzione di spike che noi abbiamo identificato, questo ci conferma che l'aggancio della proteina spike al recettore è quindi possibile. Il passo successivo è stato quindi quello di simulare, come abbiamo visto anche nella presentazione precedente, di simulare l'interazione tra la proteina e il recettore nella cellula tramite simulazioni di dinamica molecolare. Siamo andati a calcolare il network di interazione dei residui. Questo che cosa vuol dire? Che siamo andati a vedere nel tempo se i punti di contatto che permettono il legame della spike al recettore vengono mantenuti nel tempo, ovvero se la proteina rimane agganciata al recettore. Rimane agganciato al recettore. Abbiamo visto che per tutto il tempo della simulazione rimangono interazioni molto forti, anche se non perfettamente. Scusate. Anche se non perfettamente identiche nel tempo, ma comunque abbastanza forti da far sì che da rendere plausibile questo tipo di legame. Questo ci ha permesso anche di identificare il punto preciso in quale l'aggancio può avvenire. Quindi, ora che cosa succede? Ci sono diverse possibilità. Il passo successivo che potremo fare, ad esempio, è quello di andare a cercare un possibile farmaco che vada a spiazzare l'interazione tra proteina spike di SARS-CoV-2, ovvero che blocchi quel loop tossico di cui abbiamo parlato del virus, in modo tale che il virus non vada più a sua volta a bloccare il recettore nicotinico, evitando gli effetti infiammatori negativi poi scaturiti dall'interazione. E questo è quello che finora, durante i mesi del lockdown, diciamo, io sono riuscita a fare durante il mio primo anno di dottorato, e sicuramente continueremo su questa strada per eventuali sviluppi futuri di questo progetto. Grazie a tutti.